Salve a tutti, sono Shenny e sono qui per elaborare una classifica. Oggi anni 90. Sì, perché non lo so perché l'ho fatto così, ma comunque io sono della generazione anni 90, quindi gli anime, come avete visto e anche i miei precedenti video, sono una delle mie passioni, sono cresciuta con loro, per cui oggi voglio proporre le 5 sigle degli anime che più mi piacciono. Fare una premessa: questo non è una classifica dei cartoni animati e quindi degli anime che mi piacciono. Ovviamente ci sono 100 milioni di sigle degli anime, davvero tantissime. Fare una scelta di 5 è pressoché impossibile. Queste sono quelle che mi piacciono di più, non so, magari a livello sonoro, a livello stilistico. Non è detto che mi piaccia altrettanto il cartone animato associato. Sì, a me piacciono tutte le sigle. Sono stata al concerto di Cristina D'Avena, non ho smesso di cantare neanche un attimo, anche quando ha proposto canzoni che la maggior parte delle persone non conosce. E voglio star qui a ricordare di bei vecchi tempi, quando alle 4 del mattino, sì, del mattino, alle 4 di pomeriggio scattava bim bum bam e io mi riunivo con le mie amichette a guardare i cartoni animati, per cui non facciamo i pignoli e anzi, se volete, ve lo dico già adesso, fatemi sapere qui sotto le vostre sigle di anime preferite. Ma passiamo subito alla numero 5. Ho scelto un cartone animato abbastanza recente, un anime abbastanza recente e che ho iniziato a vedere con mia sorella che ancora era piccolina, quindi siamo già negli anni 90. Inoltrati sto parlando di... Ciao, vabbè. Sto parlando di Pesca la tua carta Sakura. Pesca la tua carta e vai su nel cielo blu. Su nel cielo blu. Pesca la tua carta Sakura. Che vola e va. Vola. Qua e di là. Vola. Nell'immensità. So che forse è a chi, cioè ai più grandi uccelli, cioè ragazzi più grandi di me, questo cartone forse non dice assolutamente niente, invece a me piaceva, è molto cute, molto da ragazze, quindi forse molti maschietti se lo filavano per striscio. Mi piace molto il ritmo, quindi sì, io la posizione numero 5 io metto Sakura, non me ne vergogno. Io ho continuato a guardare anime fin da grande e li guardo ancora adesso, per cui tacciatemi. Che cosa vuole? In posizione numero 4 non mi ricordo che cosa ho messo. In posizione numero 4 ho messo invece la sigla, una delle sigle veramente classiche, più belle che abbia cantato Cristina D'Avena, per quanto mi riguarda. E sto parlando di Il mistero della pietra azzurra. Se un ragazzo tredicenne salverà un acrobata del circo della stessa età, da una banda di cattivi che non molla mai, che avventura favolosa tu vivrai. L'anime in questo caso è uno dei miei anime preferiti, è davvero bellissima la storia di Nadia. Io facciamo spesso finta di essere Nadia. Il mistero della pietra azzurra delle sigle mie preferite, mi piace tantissimo anche l'anime. E voi cosa ne pensate del mistero della pietra azzurra? Posizione numero 3. In posizione numero 3, quindi già siamo saliti sul podio, un altro anime che forse mi avete già sentito nominare in un tag, vi lascio qui sopra sulle schede, è qui forse la scheda, non lo so, di questo dell'anime tag, e sto parlando di Papà Gamba Lunga. Una sorta di ibrido tra Pippi Calze Lunghe e Anna dai Capelli Rossi, l'ho sempre vista così, ma comunque mi piaceva davvero tantissimo la sua energia, la sua positività, le storie struggenti di queste bambine, delle loro disavventure, però comunque davvero la sigla è una delle sigle che amo di più. Passiamo alla posizione numero 2. In posizione numero 2, Robin Hood. Occhi da birbante, cuore scintillante, sguardo accattivante. Robin Hood,
delle trombe, sono delle trombe all'inizio della sigla, mi fa impazzire, ma poi proprio tutto il ritmo della canzone. Lui con quel suo sguardo accattivante, occhi da birbante. Bella, bellissima. Questa sigla mi fa impazzire, quindi l'ho dovuta mettere. In realtà, devo essere sincera, l'avevo messa al primo posto. E passiamo alla posizione numero 1. In posizione numero 1 non potevo non mettere questa sigla, anzi ne ho dovuta mettere due. Uno perché ci sono proprio affezionata personalmente, e se avessi dovuto fare una classifica sui miei cartoni animati preferiti, avrei messo comunque uno di questi due titoli, e sto parlando di Mila e Shiro. Mila e Shiro, due cuori nella palla volo, Shiro e Mila, amore a prima vista. Mila e Shiro, due cuori nella palla volo, Shiro e Mila, che dolce sentimento. La sigla in sé a me non piace tantissimo, devo essere sincera, però ne sono talmente tanto affezionata al cartone animato, al significato che ha dato a me questo cartone, perché io ho imparato ad amare la pallavolo anche grazie a questo cartone animato. Mi sto qui a raccontare le mie imitazioni del Attack, Attack, Attack. E insieme a Mila e Shiro metto Sailor Moon e il cristallo del cuore. I cristalli dell'amore sono almeno tre. Scoprirlo solo tu, dolce Sailor Moon. Nel cristallo Sailor Moon brilla il sole rosso e blu. Sailor Moon, il cristallo del cuore. Anche Sailor Moon è il cristallo del cuore, ragazzi, è la sigla, non è una sigla. È tra le serie di Sailor Moon la più bella, raccoglie praticamente tutta la mia infanzia, quindi potevo non mettere queste due sigle a pari metro, a pari metro al primo posto. Bene ragazzi, questa era la mia classifica delle sigle. Vi ricordo soltanto che queste erano le sigle, non i cartoni animati. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono le sigle, lo tengo a specificare, che vi piacciono di più degli anime degli anni 90, degli anni 2000, insomma, fatemi sapere voi. Io per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Praticamente tipo, io ti sto registrando tre video e mi sono dimenticata sia nel primo che nel secondo di dire la medesima cosa, per cui che faccio? La dico adesso. Ricordatevi di mettere un pollice in su al video se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per vedere altri contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!